Ecco qui il foglio della mia sospensione. Amore mio. Quanti like chiedi per un altro prank? 10.000. 10.000 like per un altro prank. Ti va di raccontarmi ancora qualche fiaba e di stringermi forte quando torno a casa. Bello a tutti ragazzuoli, questo è Espo e oggi siamo con un nuovo vlog. Non so perché, però mi era venuta voglia di fare un prank. Ma non un prank a qualcuno, a qualche mio amico. Per la precisione, un prank a qualche mio parente. Perché è da tanto che non faccio un prank a qualche mio parente. L'ultimo prank a qualche mio parente è di un mese fa. Ed è questo qui che mio cugino mi stacca la lingua. Poi diciamo anche che non è andata a buon termine, mi immaginavo meglio. Quindi raga, voglio fare un prank a qualche mio parente. Sinceramente non so ancora cosa. Però visto che è sera e io oggi sono stato tutto il giorno fuori, adesso mi andrò a fare una bella doccia. E mentre sto sotto la doccia e ascolto un po' di musica, magari una bella idea mi verrà in mente, no? Quindi adesso mi vado a fare la doccia, ci penso e penso a qualche prank figo. Ok raga, mi è venuta una piccola idea. Però non so se può funzionare. Vabbè, finisco di prepararmi e poi vi spiego. Allora, vi spiego brevemente cosa ho pensato sotto la doccia. Sì, comunque per chi me lo stesse chiedendo, sto in pigiama, perché comunque sono le 7:20 di sera, perché così poi mi sdraio sul letto, mi vedo qualche video su YouTube e poi mi addormento. Ah, che poi vi ho fatto vedere il telefono e questo me lo sono comprato oggi. Comunque, a parte questo, vi spiego brevemente questo prank che vorrei fare. Non so ancora a chi, magari a mio cugino, se no a mia nonna, adesso vedrò. Io adesso col computer faccio un file Word, ci metterò un botto a farlo, quindi penso che intanto oggi lo preparo e poi domani o dopodomani farò il prank. Farò questo file Word dove all'interno scrivo che mi hanno sospeso. Poi metterò una firma falsa, un nome falso della preside e vedremo la reazione. Ok raga, cambio programma. Io mi ero messo a farlo sul computer, solo che ci avrei messo troppo. Quindi sono andato su Google Immagini, ho trovato questa. Poi mi dice pure culo perché qui c'è scritto Roma. Che poi praticamente sono quasi le 8, quindi magari il prank lo farò domani o dopodomani, non so quando riuscirò a farlo, perché comunque è tardi. Anzi, aspettate raga, sono quasi le 8, quindi mi tocca mettere una foto su Instagram. Se non mi seguite, questo è il mio profilo Instagram, Sespo1999, e adesso metterò qualche altro post. Ok raga, ho appena salvato qualcosa, ho fatto qualche cambiamento, come potete ben vedere, dell'alunno Edoardo Esposito, sospensione fino al... Boh, adesso lo stampo e vedremo un po'. Ok raga, sembra quasi vero. Dai papà che mi ha anche aiutato a farlo. Secondo te, te lo vedresti così? È vero. Mi hanno sospeso. È abbastanza cancellato. Vabbè, solo qui è un po', dico, c'è qualche piccolo errore, però sembra vero. Tu sai cosa significa irrogare? Sì. Vabbè, comunque sembra fatto bene, cioè ho curato al minimo dettaglio tutto. Give me five, famo sto prank. Ecco qui il foglio della mia sospensione. Comunque ormai è troppo tardi, perché sono le 8:30 di sera. No, non è vero, sono 9, blef. Mazza, ci ho messo un botto a fallo. Sono le 9 di sera, quindi rinviamo tutto a domani. Oggi diciamo che è stato il giorno della preparazione. Me lo lascio qui sulla scrivania e domani faremo questo prank. Day two. Ok ragazzuoli, è passato un giorno. Sono le 6:30 di sera. Io sono appena tornato a casa dagli allenamenti e adesso andremo da mio cugino a dirgli che sono stato sospeso. Ecco qui, prendo il foglio. Che raga, sembra proprio vero. Che figo se mio cugino non sta in casa, quindi devo rinviare ancora di più. Ok raga, era come immaginavo, mio cugino non sta a casa, quindi mo che mi invento? Vabbè dai, ci rifletto su e magari video posticipato a domani, non lo so. Bah, quanto ci vuole per fare un prank? Day three. Perfetto, terzo giorno di registrazione di questo vlog. Che poi se neanche oggi riesco a finire questo prank, prendo e do qualche cazzotto a qualcosa. Comunque è passata qualche ora. Io intanto stavo studiando un pochino e ho pensato, perché non fare il prank a mia nonna? In tutto il mio canale ho fatto solo un prank a nonna. Quindi sapete che vi dico, ora andrò da mia nonna e vedremo se lei ci cascherà. No, aspetta raga, se non c'è sta neanche nonna a casa sclero. Spegniamo le luci e andiamo a vedere. Nonna, nonna. Neanche lei sta a casa. Veramente ora meno a qualcuno. E vabbè, posticipiamo ancora di qualche ora. Mi tocca pure tornare a studiare. A scuola prendevo 6. Perfetto, sono le 7 di sera. Parlo piano perché è appena tornata nonna. Praticamente mi ha salutato, è andata un attimo a casa sua e gli ho detto: nonna, puoi venire un attimo da me? Perché devo farti vedere una cosa. Lei arriverà qui e mi inventerà qualcosa. Adesso vado ad aprirle la porta. Rime fra chiavi mi aprono porte. Commentate. Dove metterti seduta? Anche sulla... qua, anche qua adesso. Anche qua. Allora, sai perché mamma e papà non stanno a casa? Perché sono andate fuori a fare qualcosa. A me viene da ridere. Però no, sono andate a scuola mia. Ah, sono andate a scuola tua. Sì, ma non per una cosa positiva. Non è una cosa positiva praticamente. Mi hanno inviato questo foglio a casa. Sì. A me viene da ridere perché... Sono andate a scuola a parlare. A scuola sì, perché sto vedendo un po' la reazione di tutta la famiglia a questa cosa. Perché comunque non mi sono comportato benissimo a scuola. Però ormai, cioè...
rispetto. Ho mancato di rispetto a una professoressa. L'hai meritato. Spiritoso, dai. No, perché mi ha messo 4 a un compito. Si vede che te lo merito. No, mi ha abbassato tutta la media. No, un'interrogazione. Perché solo perché ho risposto male. Perché mi ha chiesto una cosa che non era l'interrogazione. Io quindi ho rosicato, gli ho risposto male. Lei mi ha messo 4 e ha fatto il consiglio disciplinare. Sai cos'è? È quello che prende per essere sospeso, eccetera. E guarda, mi hanno inviato questo foglio a casa. Ce la fai a leggerlo? Non ci vedo bene. Visto il proprio non te lo leggo io, te lo leggo io. Giusto, luce. Giusto, c'hai ragione. Visto il proprio atto, vabbè, bla bla bla, del 15 febbraio 2018 all'alunno del quinto C, Esposito Edoardo, nato il 21 ottobre 1989. Vabbè, visto le giustificazioni dell'atto di contestazione su indicato. Vabbè, sono parole strane e difficili da capire. Ti dico direttamente il succo del discorso. Non è che sono così deficiente. È accertato che Esposito E, di cui trattasi, ha violato le disposizioni degli atti della regola il 29-28 CCNL. Delinquente. Appunto, solo perché ho risposto alla professoressa. Modo di scrivere tipo da militare, sì. No, no, vedi, la professoressa, la firma del dirigente scolastico, sì, sì. Oggetto, irrogazione, sanzione disciplinare della sospensione fino al 23 febbraio 2018. Amore mio, ci vede lì, cioè, sono mio. Solo perché ho risposto male a una professoressa, no, nonna. Sei abbastanza grande. Sì, ma io, te l'hai vista la mia pagella? Te l'hai letta la mia pagella? Sì, so che vai bene. Oh, hai fortuna, hai dei bei capito? Non si può rispondere male a un insegnante. Tu sai tutto quello che sta succedendo. Sai cosa ci faccio? Questa che è la sospensione in cui mi hanno sospeso per tutta la settimana. Che fai come tuo cuginetto? Ci faccio il fuoco. Con la mia sospensione ci faccio il fuoco. E quando tua madre e tuo padre stanno lì, sono andati a scuola. Il problema è quando ritornano. Quando ritornano. Cosa ne pensi che mi hanno sospeso e quindi forse mi bocceranno? Mi dispiace, però non ti posso dire. Impari una per un'altra volta, perché se perdi un anno, puoi chiedere scusa, potresti chiedere scusa all'insegnante. Se gli è meno di nuovo? Gli meni, prima che gli hai menato. Ho risposto male e poi c'è stato qualche pa 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 pa. Dai, non è da te tesoro mio, non credo. Adesso che faccio? Non... Quando ritorno a scuola? Non ti posso dire bravo tesoro. Sei mio nipote, se ti sei comportato male, mi dispiace che ti abbiano dato... Ti abbiano così sanzionato, mi dispiace tanto, però che ti serve la lezione, figlietto mio, che devo posso farci? Mi dispiace tanto, 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 perché okay. Poi non credo, non è da te comportarti in questo modo. Infatti hai ragione, ti stavo prendendo in giro, era un foglio falso io sul computer. E lo sai chi mi ha aiutato a fare quel foglio? Papà, per prenderti in giro. Tesoro mio. Guarda, in realtà sono forte, sono non ho menato nessuna professoressa. Sono contenta allora che è uno scherzo e non è vero. Perché mi dispiaceva. E un abbraccio con nonna, un bacio. Ma sei la nonna che mi ha reso il ragazzo che sono. Non è vero, non mi hanno sospeso. Meno male che sono. Era un pensiero, sarei stata anche in pensiero. Ti sarebbe dispiaciuto, vero? Tanto, tanto. Perché non è conoscendoti. Solo se tu vai in escandescenza puoi rispondere male. Però non è da te comportarsi in questo modo. Perché tu sei bello. Giusto, batti il 5. 5, amore mio. Così, amore mio. Quanti like chiedi per un altro prank? 10.000 like per un altro prank. L'ha detto nonna, eh. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, lasciate un like per un altro video con nonna. Comunque, velocemente, cosa hai provato appena ti ho detto che ero stato sospeso? Mi ho preso un colpo. Ti chiedo scusa se non sono come mi volevi tu. Consigliatemi altri prank da fare e anche a chi farli. Questo è il secondo prank che ho fatto a nonna, perché ti ricordi quello del septum? Anzi, finora il video col septum, vado a prendere il septum. Vieni in camera nonna, vieni, vieni, vieni. Ce l'ho ancora qui da qualche parte. Eccolo qui, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato. Ti ricordi quando ho fatto il prank? Credevo che tu fossi uscito fuori di testa, amore mio. Eccolo qui, cioè, raga, se non l'avete visto ve lo lascio in descrizione quando ho fatto il prank con questo piercing finto. È stato stupendo, chiudiamo il video così. Te lo vuoi provare pure te? No, amore. La maggior parte delle volte avrei voluto anche abbracciarti. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e condividete. Iscrivetevi per unirvi al vlog team e alla Sespos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bacio cuccioli. Qualsiasi cosa che farò non sarà per la gloria, sarà per renderti un omaggio solo in tua memoria.